sempre affrontato e a volte anche in maniera spontanea abbiamo affrontato e abbiamo deciso di percorrere, perché se siamo qui e portiamo questi colori è perché sentiamo al nostro interno, nel nostro spirito, un forte senso di appartenenza e un forte senso di identità. E proprio sull'identità, volevamo appunto capire per te cos'è l'identità, perché un popolo ha un'identità, perché ci deve essere un'identità di popolo, perché soprattutto in una parte dell'Occidente questa identità viene spesso attaccata, perché si va verso l'individualismo e mentre vediamo in altri luoghi come nei Balcani, ci sono popoli che invece di questa identità, sia di popolo che religiosa, ne fanno una battaglia di vita. Cosa ci puoi dire su questo tema e perché viene attaccato così fortemente da tutti coloro che ci vorrebbero appunto, degli esseri, delle persone singole senza relazioni umane? Grazie per avermi invitato anzitutto, grazie a tutti i convenuti e grazie per avermi posto una domanda così importante come quella relativa al tema dell'identità. Io ho appena pubblicato un libro che si chiama Difendere chi siamo e che già nel titolo credo dica un punto non privo di importanza per il nostro presente. Cioè l'essenziale è difendere la propria identità intesa nel modo che ora cercherò di chiarire. L'identità è ciò che fa sì che una cosa, un ente sia se stesso e non altro. Questa è una forma di ontologia basica per definire l'identità. A livello essenziale, l'identità è ciò che fa sì che un ente sia se stesso differenziandosi dagli altri. Potremmo dire quindi che c'è un'identità solo dove ci sono delle differenze. Perché ci sia un'identità occorre che vi siano altre dif identità differenti dalla nostra e mediante la differenziazione dalle altre identità può esistere la nostra identità. Quindi identità e differenza formano una coppia dialettica, potremmo dire. Non c'è identità senza differenze e non ci sono differenze ove non vi siano le identità. Questo vale anzitutto a livello di ontologia basica, come dicevo, in cui ogni ente è se stesso nella misura in cui differisce dagli altri, ma vale anche se volessimo ragionare in termini di ontologia politica, cioè tu citavi prima i popoli. In effetti, ogni popolo ha un'identità sua nella misura in cui differisce dagli altri popoli e quindi dalle altre identità. Potremmo anche avventurarci a sostenere che l'umanità esiste nella pluralità delle identità che la caratterizzano. Ciascuna differisce dalle altre e riconosce se stessa per differenziazione dalle altre. Ecco, fatta questa ultrasintetica e tutto fuorché esaustiva premessa, credo di poter affermare che la globalizzazione che stiamo vivendo sia altresì da intendersi come un poderoso meccanismo di sradicamento delle identità. Io nel mio libro la chiamo la disidentificazione. Il discorso unico dominante del globalismo è un discorso che si fonda sulla pulsione all'essere il medesimo. La globalizzazione, in fondo, è una tendenza all'uniformazione planetaria. La globalizzazione aspira a dissolvere la relazione dialettica fra identità e differenze per produrre il medesimo su scala planetaria. E quindi una sorta di disidentificazione globale in virtù della quale non esiste più la pluralità delle identità e delle differenze tra i popoli, ma una sorta di massa informe, omologata, disidentificata, composta da atomi consumatori sradicati che non hanno più alcuna identità e quindi alcun legame di appartenenza con la propria provenienza storica, con la propria cultura, con la propria terra, con la propria comunità e che sono appunto, come usa dire il lessico cosmopolita, sono cittadini del mondo. Ma dire cittadini del mondo vuol dire in realtà non essere cittadini di nessuna parte.
vuol dire non avere una patria, non avere un radicamento. Questo vuol dire essere cittadini del mondo, significa essere sradicati e condannati a quei processi di erranza planetaria che si caratterizzano limpidamente, per un verso, nei movimenti onnidirezionali del capitale finanziario, per un altro verso, nella migrazione come nuova condanna per i popoli di tutto il pianeta. Il discorso unico globalista mira a disidentificare i popoli e a trasformarli in masse anonime di consumatori sradicati e migranti, che si muovono di moto browniano nel mercato globale senza confini e senza identità. Né deve essere dimenticato il fatto che le identità sono anche dei fortilizi culturali di resistenza rispetto a tutto questo. Solo chi ha un'identità può resistere ai processi di disidentificazione posti in essere dalla globalizzazione capitalistica. Ove non vi siano più identità, vi è soltanto il vuoto dell'avvenuto impadronimento della nostra anima da parte della forma merce, che è quello che sta avvenendo su scala globalista. In sostanza, il discorso cosmopolitico oggi imperante è sempre quello che ci chiede di rinunziare alla nostra identità particolare per aderire a un presunto progetto più grande. Ci chiede di essere europei affinché non siamo più italiani. Ci chiede di essere cittadini del mondo affinché non siamo più cittadini di alcuna nazione, di alcuna terra precisa. Ci chiede di amare l'umanità col solo obiettivo di indurci a non amare più quella parte di umanità con cui abbiamo a che fare, che è la nostra comunità storica concreta. In realtà il discorso del cosmopolita dice di amare l'umanità, ma in realtà camuffa dietro questa espressione, nasconde dietro questa espressione il proprio odio concreto verso l'umanità che esiste nei popoli concreti. L'umanità non esiste, esistono i popoli che compongono l'umanità, non esiste l'essere cittadini del mondo, esiste l'essere cittadini italiani, francesi, spagnoli, e questo significa il concetto di cittadinanza. Ecco perché è così importante, credo, tornare a riflettere sul concetto di identità e difendere chi siamo. Spento, sì. Allora, intanto grazie perché hai toccato dei punti che per noi possono essere molto interessanti. Intanto il concetto dell'identità e della diversità e poi quello della comunità di cui si fa parte. Ecco, noi è da anni che aiutiamo le famiglie italiane in difficoltà con il progetto di cooperazione e non lo facciamo per un semplice scopo politico o chissà che altro, ma proprio perché è importante difendere chi siamo e quindi aiutare quelle persone che nel nostro popolo stanno soffrendo. Ma un altro punto importante che hai toccato è quello del ti vogliono far sentire europeo e poi cittadino del mondo per non farti più sentire italiano o parte di qualcosa. Ecco, noi siamo italiani, abbiamo la nostra patria, la nostra nazione e una nazione tra l'altro che è sempre stata, quantomeno anche se prima non era uno Stato Unito, ma come patria è sempre stata un'eccellenza nel mondo sotto tanti aspetti e spesso noi ce ne dimentichiamo. Andiamo a guardare altri esempi in altri posti, in altri stati, in altri popoli e ci dimentichiamo invece dei nostri di esempi. Quindi, come possiamo tornare noi come popolo italiano ad essere quello che eravamo, quello che siamo? Come possiamo tornare ad essere un popolo identitario? Perché poi nel concreto noi è questo che dobbiamo cercare di fare, lanciare un messaggio al popolo per farlo tornare ad essere il popolo che si è sempre contraddistinto nella storia. Dunque, questa domanda è ancora più impegnativa della precedente, forse. Non si sente? Si sente ora? Ecco sì. Dicevo, questa domanda forse è ancora più impegnativa della precedente.
Parla sempre vicino. A proposito di quello che dicevi poc'anzi, è talmente vero il fatto che il discorso unico dominante ci chiede di essere cosmopoliti per indurci a non essere più italiani, francesi o spagnoli, che se ben pensate all'essenza stessa dell'identità europea, l'identità europea esiste in realtà come identità italiana, francese e tedesca. Si è europei nella misura in cui si è italiani, francesi e spagnoli. Non esiste un'identità europea che si finga al di sopra e separata dalle identità concrete e storiche dei popoli che costituiscono l'Europa. Per questo l'Unione Europea è, sul piano, anche soltanto sul piano culturale, un momento essenziale di questa disidentificazione. Di questa disidentificazione proposta dall'ordine globalista. Considerate il fatto che l'Unione Europea ci chiede quotidianamente di rinunziare alla nostra lingua nazionale, alle nostre tradizioni locali, al nostro modo di essere, di pensare, per aderire a qualcosa che viene magnificato come più grande e che in realtà non è altro che la negazione della nostra cultura, della nostra tradizione, della nostra civiltà, per aderire al nulla della subciviltà dei mercati, di questa Unione Europea che peraltro si identifica ormai solo con il valore di scambio, con il fiscal compact e con gli hub della finanza, che non è più in grado di erigere un tempio, di innalzare una chiesa. Ecco, quindi questo è un primo aspetto. Come fare per tornare alla prisca grandezza italica, no? Tu dicevi giustamente, c'è un'identità italiana anche prima che l'Italia giungesse allo Stato nazionale unitario. Certamente sì, la troviamo in Machiavelli, la troviamo in Petrarca, la troviamo in Giambattista Vico, la troviamo negli spiriti magni che hanno popolato la nostra grande civiltà e che è nostro dovere rammemorare non con spirito nostalgico, ma con la volontà, con la fedeltà creatrice, potremmo chiamarla così, alla nostra provenienza storica, rammemorare la grande lezione di Petrarca, Italia mia, o di Vico che ha fondato la scienza nuova moderna, cioè la scienza della storicità, Machiavelli che per primo pensò la via politica per un'unificazione reale dell'Italia, con un'esortazione con la quale si chiude il Principe, tra l'altro, per unire l'Italia, e renderla uno Stato, grande e unito. Non più separato, scisso e in continua e perpetua lotta interna. Ecco, dobbiamo rammemorare questa tradizione, credo. Ripeto, non con spirito nostalgico e retroattivo, ma con quella che io nel libro chiamo la fedeltà creatrice, una fedeltà al passato che sia creatrice di nuovi contenuti, di nuova grandezza. Questo significa essere fedeli alla propria origine. Bisogna a questo riguardo, a mio giudizio, distinguere tra due figure che oggi sono in qualche modo dominanti nel discorso intellettuale, che appaiono come contrapposte, ma in realtà sono segretamente complementari. Da un lato abbiamo la figura del progressista che ha dichiarato guerra a ogni concetto di tradizione e di identità liquidate in blocco come errori da cui accomiatarsi. È il progressista in balia del complesso di Orfeo. Orfeo è colui il quale, per condurre via dagli inferi l'amata Euridice, non deve mai voltarsi indietro a guardarla. Ecco, il progressista oggi non si volta mai indietro perché pensa che ciò che sta dietro, il passato, le tradizioni, le identità, siano solo un cumulo di rovine perniciose che è bene lasciare al passato. In fondo si può distinguere facilmente il progressista con il suo culto regressivo del progresso dal fatto che è convinto che in ogni ambito ciò che sta oggi o domani sia meglio di ciò che stava ieri o l'altro ieri. Ecco, questo è una sorta di cartina di tornasole infallibile per distinguere il progressista. L'altro rischio che io vedo in una forma polare, antitetica, ma egualmente unilaterale, è quella dell'imbalsamatore della tradizione. È quello che avrebbe detto il Nietzsche della seconda inattuale, ha un rapporto antiquario con la storia, trasforma il passato in una sorta di statua marmorea che deve essere adorata come se appartenesse a un passato definitivamente trascorso, come se fosse l'autorità dell'eterno ieri. In questo modo, il passato è in entrambi i casi indisponibile, perché
un verso perché il progressista si rifiuta a priori di guardare adesso, per un altro verso perché l'imbalsamatore del passato lo considera talmente grande da essere un ricordo irricevibile nel presente e quindi non attualizzabile. Io credo che a giusta distanza fra questi due opposti occorra far valere un rapporto di innovazione conservatrice con il proprio passato, riprendere la grandezza del passato, ma non per osservarla in maniera antiquaria, bensì per ravvivarla nel presente. Il vero compito non sta nel contemplare il grande fuoco della tradizione ormai spento, ma nel far sì che le ceneri, che la brace non si estingua per sempre, nel mantenerla viva e trasmetterla alle nuove generazioni. Questo è il nostro compito, credo, di abitatori del presente, trasmettere il passato alle generazioni che vengono. Il grande filosofo Hegel diceva che la tradizione non è una statua immobile, è invece un fiume in piena che cresce, dove il passato non va mai perduto, si supera nel senso che si conserva e si rinnova man mano che avanza il corso dell'acqua. Tutto il passato è conservato in quanto superato e quindi anche portato di volta in volta all'altezza dei tempi. Questo credo che sia importante fare oggi, rammemorare sempre di nuovo l'inizio, ma non come qualcosa di morto e di imbalsamato, ma come possibilità di un nuovo inizio, come possibilità di un inizio che riparta dall'antichità per proiettarsi verso il futuro. Questo è l'essenziale, credo, da compiere oggi in una terra come la nostra, l'Italia, che ha nel proprio patrimonio culturale comunitario spiriti magni come quelli che citavo poc'anzi, e ne ho ovviamente tralasciati molti altri e me ne scuso ovviamente. Però ecco, ritengo che questo sia il gesto fondamentale, rinnovare conservando e conservare rinnovando. È quello che Hegel con una parola tedesca diceva Aufhebung, che è un po' come il latino tollere, che significa appunto togliere, ma nel senso di superare conservando, di portare a un più alto livello. Questo dobbiamo fare noi con la tradizione, non imbalsamarla né archiviarla, ma ravvivarla sempre di nuovo per trasmetterla alle nuove generazioni. È il gesto del teodoforo che trasmette la fiamma alle nuove generazioni, impedendo che essa si spenga nel buio del presente in cui ci troviamo. Grazie. Se avete ascoltato con attenzione le parole di Diego, potete ritrovarle anche nei corsi di formazione e nel Mintis Breviarium di Lealtazione, perché i concetti scritti su quel libro sono i medesimi che ci ha spiegato Diego e che sono molto importanti, cioè ravvivare la tradizione, quello che noi dobbiamo portare avanti, non fermarci solo ad osservarla e a dire quanto era bello, ma cercare di ravvivarla, di farla continuare a vivere in ogni nostra azione e nell'azione di ogni singolo cittadino di questo paese. Sempre sull'identità, io ti faccio una domanda. L'ultima domanda riguardo a questo tema, su un qualcosa che oggi è sempre più sul dibattito politico, cioè l'immigrazione. Noi, come popolo, abbiamo paura, tra virgolette, dell'immigrazione clandestina, probabilmente perché non abbiamo quell'identità di popolo che ci permetterebbe invece di cercare di affrontare questa problematica in una maniera diversa. Io spesso, parlando durante le riunioni, tiriamo fuori molte cose dell'Italia storiche che sono avvenute, e pensiamo per esempio alle città marinare, Venezia, Genova, dove intanto anche lì abbiamo creato praticamente il capitalismo, poi gli altri sono stati più bravi a farlo e noi rimaniamo indietro.
però c'era uno scambio di culture e non c'era la paura dell'invasione, perché si era sicuri della propria identità. Mentre adesso questa sicurezza viene a mancare e quindi c'è la paura dell'invasione. Come possiamo noi, come associazione, e quindi non come partito politico, a formare le persone in modo che l'identità ritorni ad essere al centro e che anche l'immigrazione non faccia più paura, ma che si affronti in una maniera decisa, forte, ma con la consapevolezza che noi siamo un popolo. E quindi, anche se ci dovessero essere degli altri popoli che vengono da noi non abbiamo problemi, perché sappiamo la nostra identità di popolo e sappiamo l'importanza del nostro popolo. Poi, ovviamente, ripeto, non deve essere un discorso che allora va bene, facciamo entrare tutti, però è proprio dal punto di vista culturale che te lo chiedo, non dal punto di vista politico di come fermarla. Dunque, io nel libro Difendere chi siamo sostengo testualmente che il nemico oggi non è che ha un'identità diversa dalla nostra, magari anche un'identità forte, ma è chi non avendo un'identità si batte per dissolvere tutte le identità. Cioè il nemico oggi è il nichilista, relativista, abitatore della civiltà dei consumi, quello che condanna ogni identità dicendo che l'identità in quanto tale è pericolosa perché è foriera di violenze e di aggressione. In ambito accademico non si contano i titoli che escono ogni anno su questo binomio fatale di violenza e identità, dal più famoso titolo di Amartya Sen, Identità e violenza, fino a una pletora di studi su questo tema. Cioè si parte dal presupposto che l'identità in quanto tale sia malefica e debba essere estirpata, che è appunto, come dicevamo, il discorso, il pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto del globalismo imperante. È quello che io chiamo nel libro il teorema antidentitario. Il teorema antidentitario del globalista dice: chi ha un'identità è pericoloso perché l'identità genera violenza, ergo per produrre un mondo multiculturale bisogna disgregare le identità e in quel modo favorire il discorso tra i popoli. In realtà così facendo non si favorisce il multiculturalismo, il cui presupposto sarebbe l'esistenza di identità plurali, ma si favorisce invece il monocromatismo del mercato, come io lo chiamo con Hegel. Pensate anche solo a quelle pubblicità che vi mostrano i bambini col colore della pelle diversa e poi vestiti da capo a piedi con le medesime marche, no? Sono i colori unificati della globalizzazione che finge di valorizzare la pluralità nell'atto stesso con cui la neutralizza, perché ha ucciso le identità di popolo di quei bambini che hanno appunto identità diverse. E che chi volesse realmente favorire il dialogo multiculturale dovrebbe valorizzare nella loro pluralità. Quindi il nemico più pericoloso è sempre il nichilismo globalista che mira, ripeto, a neutralizzare. La globalizzazione procede includendo e neutralizzando, include nel modello unico globalizzato nell'atto stesso con cui neutralizza le identità dei popoli. Sotto questo riguardo possiamo dire tranquillamente che è chiaro che di per sé l'immigrazione si è verificata in forme diverse nella storia, come dicevi giustamente te, quanto più è forte l'identità di un popolo, tanto meno esso teme l'arrivo di identità diverse. Non credo però che si possa utilizzare genericamente, in maniera general generica, la categoria di immigrazione come se fosse qualcosa di metastorico, sovratemporale, se no, come spesso avviene in un discorso che non è niente affatto esente da presupposti ideologici, si dice, banalizzando il tutto, che Odisseo era un migrante, Enea era un migrante, Marco Polo era un migrante. In realtà, quello che stiamo vivendo oggi, io non lo definisco nemmeno immigrazione di massa, lo definisco invece deportazione di massa di forza lavoro a basso costo che viene trascinata dall'Africa essenzialmente in Europa, peraltro con categorie
neo-orwelliane, come quella di integrazione e di accoglienza, dove in realtà i nuovi arrivati non vengono accolti e integrati, ma vengono A, sfruttati senza pietà nei circuiti della mercificazione capitalistica, B, usati senza pietà per abbassare i costi della forza lavoro tutta, perché è evidente che se arrivi dall'Africa e produci a 3 euro all'ora ciò che l'operaio di Fiat Mirafiori produceva a 10 euro all'ora, non saranno i tuoi diritti a traslarsi alla sua condizione, ma sarai tu a dover perdere quei diritti per adattarti alla nuova condizione di chi è arrivato. Sentendoti anche dire dalla retorica liberista che eri abituato a vivere al di sopra delle tue possibilità, peraltro. Molto spesso i nostri paladini del pensiero unico, fucsi, arcobalenico e globalista, ci dicono addirittura apertamente che se non ci fossero gli immigrati non potremmo avere la verdura e la frutta a basso costo sulle nostre tavole. Spesse volte affiora questo discorso, che è il discorso del colonialista, in fondo, no? È come dire, abbiamo bisogno di schiavi che producano a basso costo ciò che a noi fa comodo avere, in quelle condizioni. Come del resto capite bene che il termine stesso risorse, che viene spesso utilizzato, è un lessico niente affatto, è una parola niente affatto neutra, perché la risorsa ha valore non in sé, ma in funzione di chi la utilizza, evidentemente. Qui il discorso capitalistico affiora nella sua dura realtà. In sostanza, la faccio breve: il capitale ha avuto tre fasi di sfruttamento dell'Africa. La prima è quella del commercio triangolare all'epoca del mercantilismo, con cui gli europei facevano razzia di africani, li deportavano nelle Americhe, e anche all'epoca c'era chi diceva porti aperti, ovviamente, perché se fossero stati chiusi non sarebbe stato possibile il traffico degli schiavi, e poi tornavano in Europa con i proventi. La seconda fase è quella del colonialismo imperialistico, quella studiata da Lenin, l'imperialismo come fase suprema del capitalismo, quando gli europei andavano direttamente in Africa a sfruttare in loco gli africani, tornando nella madrepatria con le ricchezze. La terza fase, che è quella odierna, è quella con cui si destabilizzano i paesi africani, vedi ad esempio il caso della Libia. No, gli stessi che oggi urlano porti aperti sono quelli che urlavano bombardamenti sulla Libia. Sono quelli che hanno favorito con le loro urla scomposte e acefale la destabilizzazione e la creazione di quell'inferno che ora condannano, che si è creato proprio nella misura in cui gli europei sono intervenuti vergognosamente in maniera imperialistica in Africa, favorendo poi appunto la via del mare per gli africani, cioè la deportazione organizzata spesso tramite barche private e ampiamente finanziate da ONG di ultracapitalisti, che poi nei giornali figurano sempre come filantropi, non si capisce mai perché, e questa è la nuova fase dell'imperialismo. Altro che accoglienza e integrazione, la storia reale non ne sa nulla di questa pappa del cuore, avrebbe detto Hegel. La storia reale conosce sfruttamento spietato e rivela molto nitidamente come la frase, tanto à la page, porti aperti, sia la frase dello sfruttatore che trae vantaggio da tutto questo e dell'utile idiota che pensa che avere i porti aperti sia emancipativo, quando è tale solo per lo sfruttatore, evidentemente, perché non ha nulla di emancipativo lo sfruttamento per lo sfruttato africano che viene deportato e per il lavoratore italiano che viene continuamente privato di diritti tramite questa competitività al ribasso, viene peraltro anche ricondotto a una dimensione sempre più bassa nel livello esistenziale, perché tutti i nuovi deportati vengono poi mantenuti con il costo del welfare state delle classi lavoratrici, perché le ONG li lasciano a Lampedusa e poi ritornano dove erano, e sta alle classi lavoratrici spartire il già scarso welfare con i nuovi arrivati. Quindi è una lotta al ribasso, è un massacro di classe organizzato. Questa è l'immigrazione oggi. Dal punto di vista di chi vi parla, il nemico non è il migrante, ma chi lo deporta. Il nemico non è il disperato, ma chi getta nella disperazione i popoli. Le parole più importanti, credo, più lucide su questo tema, le spese Papa Ratzinger, quando disse controcorrente, come spesso accade con Papa Ratzinger, disse che bisognerebbe parlare di diritto a non migrare dei popoli, il diritto a vivere nella propria terra e nella propria civiltà.
Questo andrebbe riaffermato oggi contro invece questo diritto a migrare, che in realtà è il diritto semplicemente a deportare i popoli in molti casi. Quindi direi che questa, non chiamiamola immigrazione di massa, è deportazione di massa, e come tale deve essere combattuta combattendo chi la pratica, combattendo i signori del capitale, combattendo le classi dominanti. Questo andrebbe fatto oggi. E naturalmente non si fa questo, perché il discorso unico capitalistico vince in economia nella misura in cui riesce a imporre le sue mappe anche nella cultura, e quindi le classi lavoratrici, anziché comprendere questo fenomeno, pensano che sia emancipativo mantenere questa open society a libera circolazione, anzi a libera deportazione degli esseri umani. E questo è il punto fondamentale. Tra l'altro, poi chiudo su questo tema: il capolavoro della classe dominante, quando lo sfruttato pensa che il suo nemico sia l'altro sfruttato e non lo sfruttatore. È chiarissimo questo discorso. Quando tu pensi che il nemico sia l'africano e non chi sfrutta, sia tesi all'africano, è il capolavoro della classe dominante, perché così favorisce scontri orizzontali fra gli ultimi, e in alto i signori del capitale finanziario regnano indisturbati. Cioè, tutta l'opera della classe dominante sta nell'orizzontalizzare il conflitto, dividendoci tra fascisti e comunisti, fascisti antifascisti, comunisti anticomunisti, migranti e autoctoni, in modo che mai il conflitto si verticalizzi verso l'alto. Cioè, il vero nemico chi è? Questa è la domanda che dovremmo porci in termini di filosofia politica. Il vero nemico è esattamente chi trae giovamento da questa condizione sempre più asimmetrica. Grazie, grazie, grazie Diego, e soprattutto per la chiarezza nell'ultimo punto che hai affrontato. Buonasera a tutti. Mi piace citarti un attimo come incipit: se non esiste il vero, non esiste più la possibilità di denunciare il falso. Questo è parte di una tua piccola intervista su YouTube, su cui ho preparato prevalentemente il lavoro di oggi, mentre presentavi il testo Difendere chi siamo. L'intervista si chiamava Contro il transumanesimo, lo splendore e la dignità della natura umana. Qua tu all'inizio descrivevi sostanzialmente due livelli del discorso sull'identità. Io li ho un po' parafrasati in una sorta di livello culturale collettivo, alla quale afferiscono gli organismi come le comunità, le patrie, e che è stato ampiamente trattato prima, sul quale chiaramente non mi ripeterò, sarei ridondante, e un livello più, diciamo, interno, più individuale, più naturale, che serve per identificarci come uomini, come donne, e trova il ponte verso il livello collettivo in quella cellula che noi chiamiamo famiglia, che è il primo organismo di comunità. Ecco, queste due sfere concentriche e la molteplicità mia di Stefano in questa conferenza, secondo me, si prestano bene per cercare di abbracciare tutti gli aspetti del problema identità, del problema della sua difesa. Quindi mi rendo conto che alcune domande, seppur inizialmente potrebbero sembrare simili, in realtà sono intese e caratterizzate da una maggiore introspezione, da un livello, ovviamente allo stesso discorso qualitativo, ma una specie di zoom differente. Okay. Quindi abbiamo visto ampiamente come ci siano i tratti innegabili di un progetto, una tendenza, una serie di progetti che oggi mirano a degradare e a soggettare l'uomo, sia dal punto di vista economico, sia ad incatenarlo alle parti più basse dei suoi desideri, e credo che Platone li chiamerebbe viscerali, quindi della terza parte della triade, a devastare e banalizzare la famiglia,
farla passare come antiquata, come comunque fallimentare, come fonte di ogni male, fonte di ogni violenza. E poi ci dirai perché evidentemente non è funzionale a questo ordine. Questi progetti tendono a rimuovere ogni residuo senso di limite, sia con espressioni geografiche come identità nazionali, sia per quanto concerne la percezione di sé, quindi la percezione dei propri limiti che si sono stati posti, e in ultima analisi a negare totalmente che noi stessi, una nostra stessa natura, quindi affermare che l'uomo non abbia una natura e quindi possa essere qualunque cosa. Io finisco un attimo questa premessa, poi ti lascerò una serie di spunti, poi riprenderò con un altro insieme di considerazioni e andremo avanti così. Noi riteniamo che la natura umana sia inviolabile e non abbia prezzo e non possa essere ceduta. Vediamo tutti diversi esempi di come la natura venga ceduta in nome della libertà, come nella precarietà del lavoro, che sembra un ideale essere precari, soprattutto in un'epoca che non è mai stata così ricca di mezzi di produzione. La deriva senza nessun tipo di orientamento dell'identità sessuata, cioè di quell'unione tra il mio sé psichico e la mia identità corporea, che genera delle grosse confusioni, soprattutto in quella fascia d'età, la pubertà, dove ci si forma questa identità e dove ci si prepara a essere uomini e donne. Il desiderio di 3 su 4, il desiderio di genitorialità fino a se stessa, e quindi il mercimonio dell'infanzia, l'acquisto di bambini. Per ultima analisi, quello spettro all'orizzonte della bramosia della pedofilia che si intravede da messaggi ammiccanti, da alcune produzioni televisive che magicamente hanno spostato la maggiore età dai 18 ai 13 e chissà fino a che limite. Perché tutto questo è in atto? Cioè, perché? Perché vuole far questo? Qual è il suo fine? E soprattutto come possiamo noi passare da una prospettiva di difesa da questo attacco a un contrattacco? Grazie per queste articolate domande che fanno presa su alcuni nodi problematici concretissimi e che hanno ovviamente che devono essere analizzati teoricamente. Parto dalla prima suggestione, cioè quella della verità. È chiaro, il nostro è il tempo del relativismo nichilistico, in cui il discorso dominante, che si situa sotto il segno della morte di Dio, avrebbe detto Nietzsche, proclama che non esiste la verità. No? Quid est veritas, la domanda che poneva Ponzio Pilato, oggi resta senza risposta, o meglio, la risposta dominante è non c'è la verità, e chi dice la verità, chi dice la parola verità, in realtà vuole usare violenza contro di voi. È sempre il medesimo teorema che torna articolato in forme diverse. Chi parla di verità in realtà vuole imporre la sua verità, e quindi il solo modo per emanciparsi, dice il pensiero unico dominante postmoderno, è liberarsi dall'idea di verità. In realtà un mondo che abbia messo al bando l'idea di verità è un mondo che non può più distinguere tra falsità e verità, e quindi tra giustizia e ingiustizia, tra bene e male. E questa mancanza di distinzione, questo mondo senza fondamenti e quindi senza la possibilità di distinguere tra il vero e il falso, con tutte le conseguenze che ne discendono, è il mondo più conservativo rispetto al potere che ci possa essere. Perché se non è più possibile dire cosa sia vero e cosa sia falso, non è nemmeno più possibile insorgere rispetto a un potere che si presume sia ingiusto, falso e non orientato al bene comune. In questo modo il postmoderno, che voleva essere una filosofia della liberazione, unendo il nichilismo all'emancipazione, ha generato in verità una nuova forma di adesione cadaverica all'ordine del potere,
che non può nemmeno più essere dichiarato falso e ingiusto. Deve essere accettato non perché sia vero, ma semplicemente perché non è né vero né falso, e non è né più vero né più falso di altri ordini possibili o già esistiti. Ecco quindi la valenza regressiva del concetto postmoderno di nichilismo e di assenza della verità. Primo punto. Secondo punto, oggi è in atto una vera e propria, come si diceva prima, lotta contro l'idea stessa di natura umana. Il transumanesimo, che viene ovviamente celebrato come un nuovo passo verso l'emancipazione, in realtà è l'annientamento della natura umana. Il paradosso del transumanesimo è che promette un perfezionamento dell'uomo nell'atto stesso con cui ci induce ad abbandonare la nostra natura umana e quindi a diventare altro rispetto a ciò che siamo. Quindi potremmo dire che in realtà nel transumanesimo si agita sempre la medesima volontà di potenza tecno-nichilistica che si sta muovendo nell'Occidente a ogni latitudine. Cioè, il discorso del transumanesimo è che in realtà si può essere ciò che si vuole e che ci si può potenziare illimitatamente superando ogni limite, ogni confine, ogni misura. Non c'è una natura data dell'uomo, ma l'uomo è ciò che fa di se stesso, trascendendo senza posa tutti i limiti e cercando di potenziarsi illimitatamente. Ma questa è la metafisica della volontà di potenza del regno della tecnica. E quindi ancora una volta siamo all'interno del problema da cui dovremmo uscire. Per quel che riguarda la famiglia e derivati, ora, il regno del capitalismo è un regno che per sua essenza ha come logica quella della mercificazione totale del reale e del simbolico. Il capitalismo realizza le sue premesse e le sue promesse nella misura in cui trasforma tutto in merce, come una sorta di remida che trasforma in merce tutto ciò con cui entra in contatto. Il capitalismo realizzato è quello sciolto da ogni limite. Io uso questa espressione, il capitalismo diventa absolutus, cioè perfettamente compiuto in quanto perfettamente libero da limiti. In latino absolutus significa compiuto, ma significa anche sciolto da, solutus ab, o più precisamente compiuto proprio perché sciolto da vincoli che gli impediscano di essere pienamente ciò che vuole. Ecco, il capitalismo assoluto oggi è quello che abbatte ogni limite di ordine etico, morale, politico, religioso e che quindi può mutare tutto in merce, l'immaginario come il reale. L'immaginario, nella misura in cui, come l'io penso di cui diceva Kant, la merce accompagna tutte le nostre rappresentazioni. Parliamo disinvoltamente di affetti, di investimenti affettivi, di debiti e crediti nella scuola, di capitale umano e così via. La logica della merce si è impadronita della nostra coscienza, ma poi anche a livello reale il mondo della globalizzazione altro non è se non il mondo passato sotto le insegne della forma merce, il mondo della merce come unico parametro di riferimento. Ora, la società del capitale è una società in cui non ci sono se non consumatori e merci. L'unica relazione sociale consentita è quella di consumo. Il capitale, fin da quando viene al mondo nella prima modernità, grondante sangue e sporcizia dalla testa ai pori, deve per un verso distruggere tutte le comunità preesistenti di ordine etico, religioso, tribale, e per un altro verso ricalibrare i rapporti umani all'insegna del Dout des libero scambista. È la società descritta nel 1776 da Adamo Smith nella Ricchezza delle Nazioni, è la società in cui mi rivolgo al birraio per avere la birra, al panettiere per avere il pane, al macellaio per avere la carne, e questa è la società, né più né meno. Un rapporto di egoismi interessati che si relazionano per soddisfare appieno se stessi. Do ut des.
Questa è la società del capitale. Per inciso, dato che siamo nell'ottobre 2020, il capitale al tempo del coronavirus è riuscito a realizzare appieno questo, nella misura in cui ha interdetto ogni tipo di relazione nello spazio pubblico, assemblee sindacali, funzioni religiose, incontri pubblici, e ha reso possibile l'unica relazione commerciale. Il commercio, il meglio se fatto in rete, ovviamente tramite i colossi dell'e-commerce e pagando con le carte di debito, ecco. Però è questo il compimento della società. Ecco perché il capitale deve per ciò stesso disarticolare quelle sfere che Hegel chiamava dell'eticità. Che cos'è l'eticità? L'eticità non è il diritto formale astratto, che è quello che vi vincola a delle regole formali che valgono per tutti e alle quali potete anche non credere soggettivamente, ma a cui dovete aderire per obbligo formale. Non è neanche la morale individuale, cioè l'imperativo categorico che è in voi. Ecco. L'etica è una sfera pubblica, è la sintesi fra il diritto formale astratto e la morale, è qualcosa che vale pubblicamente, in cui l'individuo si riconosce anche con la coscienza. La sfera dell'etica pubblica riguarda, secondo Hegel, tre determinazioni fondamentali. La prima è la famiglia, che è la cellula genetica di ogni comunità. La seconda sono quelle che Hegel chiama le radici etiche del mondo della vita, e che sono le sfere del pubblico, che sono le sfere del pubblico, dove al livello più basso c'è il mercato, che ha una sua funzione per Hegel, ma al momento più basso è il mercato. Perché sopra il mercato troviamo quelle forme che Hegel chiama la corporazione, qualcosa di simile al sindacato anche, la polizia intesa come la tutela del bene pubblico, la scuola, la sanità pubblica se vogliamo aggiungerne, e poi il momento più alto è quello dello Stato, che è quello che garantisce diritti a ogni membro della comunità, quale che sia la sua posizione sociale. Ecco, nell'epoca contemporanea del neoliberismo vengono scardinate tutte queste potenze etiche. In luogo dello Stato c'è semplicemente il mercato, l'ambito pubblico è disarticolato completamente, non ci sono più, infatti, o tendono a sparire, i diritti legati alla figura del cittadino, che valgono cioè per ogni membro della comunità. Ci sono le merci del consumatore. La differenza tra un diritto e una merce è che il diritto appartiene a tutti, quale che sia la condizione sociale di ciascuno. La merce è astrattamente per tutti, ma concretamente per chi può permettersela. Ecco la logica e illogica della privatizzazione, trasformare in merci quelli che erano i diritti, la sanità, la scuola e così via. E poi, sull'ambito della famiglia, che è quello su cui mi hai posto la domanda, in luogo della famiglia deve esserci l'atomo concorrenziale individuale. La famiglia è, dice Hegel, l'unità naturale dei sessi che si eticizza. A un primo momento c'è l'elemento puramente naturale dell'attrazione dei sessi. Questo elemento, che è immediato, si evolve spiritualmente nella dimensione etica tramite la relazione sentimentale e matrimoniale. Il nostro tempo ha dichiarato guerra all'idea stessa del matrimonio, che infatti è un contratto a tempo indeterminato, peraltro se si nota con attenzione anche a livello giuridico, tutto deve essere precarizzato, come dicevi giustamente te. E nella famiglia cosa avviene? Che il rapporto tra i sessi assume una forma etica, progettuale. L'amore è il tentativo di trovare una unità. I due amanti, lo insegnava già Platone nel Simposio, cercano una unità senza annullare l'altro. L'amore è quel tentativo di vivere l'esperienza del mondo dal punto di vista del due, trovando una sintesi duale che non annulli l'altro né se stessi, ma che proietti entrambi in una dimensione più alta. Ecco, nella nascita del figlio, dice Hegel in Pagine meravigliose, si trova l'unità di cui si era in cerca. Il figlio è la sintesi reale dell'amore che vive di vita propria, non può più essere chiamato indietro, dice Hegel. Ecco, tutto questo è incompatibile con la logica del mercato come unica sorgente di senso. La famiglia è A, la prova che l'uomo è un animale comunitario e non un consumatore robinsoniano.
alla maniera di Robinson Crusoe sull'isola, che ha rapporti solo di doute des neoschiavili, peraltro con il venerdì di turno. La famiglia è la prova del fatto che l'uomo non è obsianamente un individuo antagonistico rispetto agli altri, ma è un animale comunitario, socievole. Perché Aristotele nella Politica parte dal concetto di famiglia? Cosa c'entrerà mai la famiglia con la politica? C'entra perché la famiglia è la prima cellula comunitaria, che viene prima rispetto alla polis. Cos'è la polis? È un'unione di più villaggi, dice Aristotele. Cos'è il villaggio? È l'unione di più famiglie. Quindi la famiglia è la cellula basica di ogni comunità politica. E quindi ribadire l'importanza della famiglia significa ribadire la centralità dell'elemento comunitario. Siamo animali comunitari, siamo ciascuno di noi uno zoon politikon, un animale comunitario. Nell'etica Aristotele dice anche che l'uomo è uno zoon oikonomikon, che non vuol dire un animale economico, ma un animale dell'oikos, della casa, intesa nella sua dimensione materiale, tetto e fondamenti, fondamenta, e nella sua dimensione simbolica, spirituale, la casa come luogo sacro degli affetti, della relazione. Il capitale oggi ha dichiarato guerra a entrambi. La casa, che diventa sempre più facilmente espropriabile dalla logica usuraia del capitale, o viene addirittura aggredita l'oikos con la logica nuova dello smart working, che è l'azienda che vi colonizza la casa e penetra nel luogo più inviolabile, che è quello dei vostri affetti, della vostra relazione familiare, e poi dichiara guerra all'idea stessa della famiglia, perché, altro punto fondamentale, la famiglia è una relazione non improntata al dout des, non è improntata alla logica economica. Il rapporto tra una madre e un figlio è quanto di più antieconomico ci sia. No? È un rapporto che dissolve nella sua essenza la logica concorrenziale economica. Il capitale sta producendo una disgregazione della famiglia per far valere, in sintesi, quella che in un mio libro di qualche anno fa chiamavo il nuovo ordine erotico, che è il nuovo ordine mondiale trasferito nell'ambito degli affetti, dove, come nell'economia, c'è il liberista che mira solo al proprio profitto, alla sua crescita smisurata, così nell'ambito sentimentale c'è il libertino che mira solo al proprio godimento individuale, in cui l'altro è solo un medium, è solo uno strumento per godere. Questo è l'amore al tempo del capitale, puro godimento senza conseguenze, senza progetto, dove l'individuo diventa un oltre uomo a volontà di potenza edonistica e consumistica illimitata, in cui puoi fare ciò che vuoi purché tu ne abbia sempre di più, in ambito economico, in ambito di piacere del godimento. Proprio oggi leggevo la notizia che in Italia da ieri lo Stato passa gli ormoni per cambiare sesso, chi vuole, no? Li paga lo Stato. Se voi provate, fate un'esperienza, io ho una bimba di un anno, se voi provate a comprare il latte in polvere per un bimbo piccolo, lo pagate 40 euro al barattolo, no? E questo cosa vuol dire? A me non interessa entrare nelle scelte di ognuno, per me ognuno può fare quel che vuole, può cambiare sesso anche 4 volte. Quello che mi limito a mettere in luce è che uno Stato deve tutelare l'istituto etico della famiglia, non il capriccio individuale di ciascuno, perché la libertà non è il capriccio individuale di ciascuno, no? Ognuno ha il diritto nella sua vita privata di seguire i suoi capricci, ma lo Stato deve riconoscere la centralità dell'etica pubblica. La libertà, purtroppo la nostra epoca ha un concetto di libertà profondamente fuorviante e ricalcato sulla forma merce. La libertà non è la licenza o il capriccio. Questa è la forma più bassa di libertà. La libertà non è la mia libertà che finisce dove inizia la tua. Questa è la concezione liberista. La libertà è una comunità di individui che si sanno membri organici di una comunità solidale e che mettono al centro esattamente questa sostanza etica con tutte le sue articolazioni, famiglia, sfera pubblica e Stato. Questo è il concetto basico hegeliano di libertà che dovremmo recuperare. Ed è per questo che il capitale, che non per caso odia Hegel, come ogni liceale o universitario sa, le università che sono avamposti del pensiero unico, politicamente corretto ed eticamente corrotto, conducono serratissime battaglie contro Hegel in tutte le sue varianti, perché Hegel
è il vero nemico del capitalismo, è il più importante autore per comprendere l'aberrazione in cui dunque siamo. Grazie Diego. La domanda era ampia, le domande erano ampie, le risposte sono state massicce e vanno opportunamente metabolizzate. Io ho altri tre spunti che cercherò di rendere più brevi per rendergli giustizia e finirli tutti. Ci stiamo orientando comunque sul discorso da una visione del mondo, niente di nuovo credo, da una visione del mondo quantitativa e contabile a una visione del mondo delle qualità, perché siamo esseri dotati di qualità, sono le merci che sono dotate di quantità e si contano. Hai lavorato in passato su un'immagine allegorica che io ho apprezzato parecchio. Per descrivere una certa visione del mondo da un'altra, e che credo anche che possa arrivare a tutti perché ha un'ampia diffusione nella cultura popolare. Da un lato la favola di Pinocchio, con Lodi, favola che bene o male ci ricordiamo un po' tutti, e dall'altro la storia di Terminator e di Matrix, e di queste macchine assassine potenti, onnipotenti che ci hanno sopraffatto. Nella fiaba, trovi tutto lo splendore della natura umana, di come sbaglia, di come cade, cespica, di come poi la sua coscienza lavora, di come riesce a fare delle conquiste morali e giungere verso la redenzione finale. È il trionfo della carne sulla materia inerte. Che ieri era legno, oggi è acciaio, il polimero, la plastica, è la qualità dell'uomo che vince, la qualità dell'uomo imperfetta. Ok, perché abbiamo dei limiti. Se non avessimo dei limiti, saremmo dall'altra parte di questo discorso. Ecco, Diego, che cosa trovi di irrinunciabile nell'imperfezione umana? Quali sono quei limiti che fanno parte di noi? Che non possiamo valicare, far finta di non avere senza tradirci. E perché alla fine difendere chi siamo? Dunque, io direi invece che la natura umana è perfetta proprio perché è limitata. Perfetto in latino vuol dire portato a compimento, vuol dire in sé compiuto, e quindi è qualcosa che per forza di cose deve avere dei limiti. Il perfetto, il compiuto, è ciò che ha un limite, un inizio e una fine, dei perimetri che lo circoscrivono. Invece l'imperfetto è ciò che non ha limiti. O se preferite, l'illimitato è ciò che per sua natura non può dirsi perfetto. La nostra epoca ha rovesciato questo modus cogitandi e ha rovesciato il discorso dicendo e facendo credere che in realtà il perfetto sia l'illimitato e invece il limitato sia imperfetto. Anche nella proverbiale espressione è una persona che ha dei limiti. In realtà, se ha dei limiti, paradossalmente è perfetta, perché avere dei limiti significa esattamente non essere illimitati, come si diceva poc'anzi. La nostra è una civiltà invece che ha innalzato l'illimitatezza proprio orizzonte di senso. E questa illimitatezza, che è la metafisica stessa del capitale, si determina in ogni ambito, nell'ambito economico, nel folle mito della crescita infinita, che è il Vangelo degli economisti e dei taumaturghi della globalizzazione, con il paradosso che anche un bambino può facilmente capire che una crescita infinita in un ecosistema finito è quantomeno contraddittorio. Nell'ambito morale, questa furia della crescita si determina come violazione di ogni inviolabile. La libertà, così come la concepiscono i postmoderni, è l'idea in qualche modo di una violazione costante di tutto ciò che è inviolabile. È intesa come trasgressione permanente. È la libertà di chi trasgredisce i limiti pensando di compiere il gesto più anticonformista quando sta compiendo in realtà il gesto più conformista, che è quello del progresso e della sua avanzata lineare, che non guarda mai indietro, modalità Orfeo, come dicevamo in precedenza. In ambito geopolitico è lo sconfinamento,
cioè la globalizzazione mercatista che in ambito geopolitico assume le insegne a stelle e strisce, è un'americanizzazione del mondo, potremmo dire, procede abbattendo ogni confine, inglobando il mondo intero nell'americanosfera. Cioè, gli Stati Uniti d'America sono sul piano geopolitico il braccio armato della globalizzazione mercatista. Chiamano liberazione di volta in volta del mondo semplicemente la rioccupazione in senso liberal e atlantista, distruggendo tutti gli stati e i governi non allineati con il verbo di Washington. Ecco, sono tutte figure diverse, sconfinamento, violazione dell'inviolabile, crescita infinita, che hanno come comune obiettivo esattamente quello del superamento del limite, della crescita smisurata. Per quel che riguarda il confine, permettimi un cenno a questa cosa, il confine è ciò che permette alle cose di avere un'identità, torniamo a questo punto. Un ente ha un'identità nella misura in cui ha dei limiti, dei confini che lo differenziano dall'altro da sé. E torniamo al punto di partenza. L'identità implica il fatto che ci siano identità diverse, ciascuna delle quali è se stessa nella misura in cui non è l'altra. Quindi il confine non è qualcosa di necessariamente oppressivo, esclusivo e regressivo. Il confine è ciò che permette alle cose di essere se stesse. E non è ciò che genera esclusione, ma è ciò che impedisce la sopraffazione. Non è ciò che genera violenza, ma è ciò che impedisce la violenza dell'omologazione. Il confine è ciò che fa sì che una cosa sia se stessa e non altre, ed è ciò che fa sì che possa esistere una comunità politica. Nella politica Aristotele ci spiega magnificamente come una polis esista nella misura in cui ha un confine che lo determina per differenza rispetto all'altro. Fatta questa piccola deviazione, questo detour sul concetto di confine, la vicenda di Pinocchio è in effetti forse il più grande elogio, sia pure esposto in una fiaba per bambini, come sempre viene presentato, ma vi è qualcosa di molto profondo nella fiaba di Pinocchio. Se è vero, come diceva Benedetto Croce, che il legno in cui è costruito Pinocchio è il legno dell'umanità, no? Usava questa espressione molto bella, ed è un elogio della natura umana nel suo splendore. Pinocchio è il prodotto tecnico, il prodotto della mano umana che si autonomizza, no? Tipico processo delle creature che diventano i signori, che si autonomizzano, e però come obiettivo non ha quello di dominare l'umanità, modalità Terminator del 1984, ma ha quello di diventare umano. Il sogno di Pinocchio è quello di compiersi nella natura umana, di realizzarsi appieno nella natura umana, e si realizza questo sogno quando alla fine, dopo molte avventure, si rivela degno di far parte della natura umana. Kant diceva che siamo un legno storto, e ritornava quindi su questo, anzi anticipava, perché in questo caso era appunto antesignano di questo tema, anticipava il tema della natura umana in chiave di legno storto. Ecco, la vicenda di Pinocchio questo ci insegna. Io credo che la nostra natura sia finita, dobbiamo prendere coscienza di questo. Abbiamo dei limiti inscritti nella nostra natura. Nasciamo, ad esempio, con dei limiti inscritti nel nostro corpo. Il fatto di nascere maschio o femmine non è qualcosa di convenzionale, non è frutto del patriarcato, non è un gesto di violenza, è qualcosa di prenatale, addirittura cromosomico, come sapete. Non si sceglie se venire al mondo maschio o femmina. Altra cosa è dire che la differenza tra maschio e femmina debba giustificare delle gerarchie di potere, ma questo è un discorso ideologico che nulla ha a che vedere con il fatto che si sia maschi o femmine. La differenza deve essere fondamento di una dignità uguale delle parti. Ecco, questo è un primo punto. L'epoca del capitale, che mira a dissolvere tutti i confini, è anche l'epoca che per ciò stesso deve produrre l'elemento fluido. La nostra è un'epoca, l'epoca liquida, diceva Zygmunt Bauman, è l'epoca fluida, in cui non ci sono, come dire, un'epoca talassica e non tellurica, per usare la dicotomia di terra e mare di Carl Schmitt. È l'epoca
è l'epoca in cui ci sono i flussi del capitale, i flussi dei desideri di consumo, i flussi dell'immigrazione di massa, i flussi anche nella nostra identità. In qualche modo l'identità oggi è fluida, è considerata fluida, si può appunto nascere maschi ma poi diventare femmine, si può scegliere di vivere in questa situazione di indecisi. C'è un termine anche dei gender studies che dice queer. Queer è il bizzarro, è l'indeciso, quello che oggi è maschio e domani può diventare femmina, perché è fluido essenzialmente, no? Ecco, noi dobbiamo invece riscoprire, credo, il limite come parte del nostro essere al mondo. Abbiamo dei limiti che non dipendono da noi, quasi fossimo dei faustiani decisori assoluti di ciò che avviene nel mondo e a partire da noi. Nasciamo al mondo con dei limiti, il primo di questi limiti è la nostra mortalità. Gli umani sono mortali, hanno un limite inscritto nella loro natura. I greci, che erano più saggi di noi postmoderni, dicevano, per dire gli umani, oi brotoi, i mortali, a sottolineare la finitudine come cifra della natura umana. Perché nei poemi omerici gli dei sono invidiosi dei mortali? Proprio perché sono mortali. Si può dare un senso all'esistenza nella misura in cui è temporalmente delimitata, c'è un inizio, una fine, e in quel segmento di tempo delimitato ci si può progettare, si può esistere nel senso di sporgere progettualmente oltre se stessi, dando un senso a quel segmento di tempo che siamo chiamati ad abitare. Una vita che fosse infinita non avrebbe senso strutturalmente. E quindi la vita degli dei, paradossalmente, a differenza di quella dei mortali, non ha senso, ed è per questo che gli dei cercano di in qualche modo emulare, o anzi di invidiare, di sconvolgere, turbare le vite dei guerrieri sotto le mura di Troia. Questo è un primo aspetto importante. Quindi ripartire dal limite. La nostra epoca ha perso questo concetto. Considerate il fatto che per i greci le pene inflitte dagli dei ai mortali erano sempre pene di illimitatezza, Tantalo che cerca illimitatamente di bere senza estinguere mai la sete, che è il mito delle odierne bevande multinazionali che hanno l'obiettivo in realtà di farvi bere sempre di più, no? Ma anche Prometeo, che viene illimitatamente torturato dall'aquila mentre è legato al monte. E quindi bisogna ripartire dalla concezione del limite, a partire dal limite della nostra natura umana. Grazie. Io credo di avere tempo per un'ultima domanda, ma no. Esatto. Allora, solo una, allora credo doverosa una, veramente una piccolissima precisazione su una nota, se vogliamo, su quanto abbiamo visto adesso. Tu sostieni che il transumanesimo sia il non plus ultra, il massimo della realizzazione dell'oltre uomo teorizzato da Nietzsche dal bordo della sua epoca. Ho inteso bene? Ok. Ecco, io... Di un Nietzsche riletto in chiave postmoderna, perché sì. Poi il concetto di Übermensch in Nietzsche ha dato luogo a molte interpretazioni diverse. Io infatti all'inizio ho provato a leggere 100 pagine, non le ho capite, ma mi hanno detto che è perfettamente normale, quindi ho lasciato perdere. Però ho sicuramente afferrato che comunque, esatto, ha fortemente condizionato gran parte del Novecento, sicuramente la prima metà, e molti dei suoi stravolgimenti. C'è da chiedersi oggi, esatto, cosa vorrebbe dire rileggerlo in un'epoca dove Dio è morto, ma sì, ma è morto da così tanto tempo che le nuove generazioni non vivono nemmeno questo cambiamento, questa morte, ma lo danno per inesistente. Comunque, a proposito di limite, di imperfezione e perfezione, credo doveroso solamente sottolineare, analizzare come la nostra associazione nel suo stesso programma abbia posto il rinnovamento dell'uomo come suo fine ultimo, per il quale la vita comunitaria costituisce un elemento imprescindibile. Ecco, il limite c'è, siamo perfetti o imperfetti, è una questione lessicale non da poco, che ci porteremo se riusciremo come interrogativo avanti, ma sicuramente da qualche parte dobbiamo andare.
Qui sta il difficile, distinguere tra perfezione e rinnovamento. Qui è la vera, fatica, come a me piace, Virgilio quando porta Enea a scendere, verso gli inferi. È qui che è la vera fatica. In questa partita noi non possiamo perdere noi stessi. Noi da qualche parte dobbiamo andare verso questo limite, dentro questo limite, ma non possiamo perdere noi stessi quello che noi siamo. Io ho finito, guarda. Citando Hegel, diciamo che l'eroe Odisseo è colui che anche quando ha perso tutto non ha perduto se stesso.